Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta Emergenze e Protezione Civile. Siamo live, siamo partiti in contemporanea dalle pagine Facebook del Comune di Monte di Procida e dalla pagina Facebook della Protezione Civile Amici della Falco. Quindi ci potete seguire ovunque, condividete la nostra diretta. Io ovviamente in questa prima fase non sarò da sola, ma sarò accompagnata da Nunziante Lucci, che è il presidente della Protezione Civile Falco, e ovviamente dall'assessore Dina Stella. Quindi a breve comunque saranno anche loro in diretta con noi. Ecco qui Nunziante Lucci che sta arrivando dalla regia. Ciao Nunziante, buonasera a te. Ecco anche Buonasera Paola, buonasera. per chi ci segue. Adesso ci raggiunge anche l'assessore Stella. Perfetto, ecco qui l'assessore Dina Stella. Buonasera Dina. Chiedo a Dina di attivare il microfono perché ecco, noi siamo live, quindi questa è la cosa bella. Buonasera. Buonasera Dina, buonasera. Allora siamo pronti per questa serata? Siamo pronti per la serata. È il 23 novembre, quindi una data molto particolare. Ci sono tanti ricordi anche per me, l'ho vissuto in Irpinia, avevo 11 anni. Ricordo la giornata, era una domenica calda, anche oggi è stato un 23 novembre di sole. E quindi ricordo, ero bambina, che in quella domenica c'erano tante cose ordinarie e sicuramente poi nella sera ricordo questa luna enorme, grande, rossa, che poi rimase nei ricordi di tutti associata ad un evento purtroppo non bellissimo, non bello assolutamente. E stasera quindi ringrazio voi per questo momento di ricordo e di condivisione. E niente, Paola, Nunziante, vi passo la parola e ringrazio tutti quelli che saranno con noi in questa modalità un po' diversa dal solito, visto il momento particolare, anche questo che stiamo vivendo. Sì, perché comunque si ricorda un'emergenza di 40 anni fa, ma attenzione, noi comunque siamo immersi in una nuova emergenza, un'emergenza totalmente diversa, sì, però comunque altrettanto importante. Voglio anche ringraziare già il primo commento con Maria che ci scrive grazie di questo evento speciale, quindi comunque già avere il primo pass interattivo è un qualcosa di bello, anche perché la serata come si svolgerà? Ci sarà, ecco, la messa. Ecco, potrete seguire lo spettacolo Il fulmine nella terra, Irpinia 1980, tramite il link che noi vi abbiamo indicato all'interno del post che troverete sulla pagina del Comune di Monte di Procida. È molto facile l'accesso, si clicca sul link e poi dopo tramite l'accesso Facebook, quindi del vostro account che siete già collegati, quindi tramite anche il vostro cellulare, potrete seguire questo bellissimo spettacolo. E dopo noi avremo proprio l'autore dello spettacolo che sarà ospite con noi, Mirko Di Martino, quindi sarà una serata molto speciale. Vedremo anche noi, insieme a voi, dalle nostre postazioni private, lo spettacolo, quindi è uno spettacolo condiviso, siamo insieme in maniera diversa, ma siamo comunque insieme. E allora se, ecco, sia Nunziante che l'assessore Stella sono d'accordo, io accenderei questo, come posso dire, metaforico bottone che immagino sui nostri schermi e quindi dedichiamoci al fulmine nella terra, Irpinia 1980, e noi dopo ci vediamo alle 21:30 con l'inizio del dibattito con il sindaco Peppe Pugliese e gli altri ospiti. A dopo. A dopo.
Upside Down, come dice Diana Ross. So benissimo che mi stai ingannando, ma nessuno mi fa sentire come mi fai sentire tu. Sotto sopra. Perché ti puoi sentire sotto sopra per la musica, per l'amore, ma mai per il terremoto. Perché facciamo la guerra alla fame, alla povertà, ma mai la guerra per davvero. Perché ammazziamo il tempo e il caffè, ma non ammazziamo mai per davvero. Perché le parole ci fanno paura. E se non la nomini una cosa non esiste. Nemmeno il terremoto. Ma le parole le trovò Pertini. Il 25 novembre era stato a Lione a Sant'Angelo. Il 26 torna a Roma e parla in TV a reti unificate come fosse... Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò, dice. Ho potuto constatare che a 48 ore dal terremoto non erano i soccorsi che avrebbero dovuto esservi, che era un modo sintetico per dire che non si trovava niente per scavare, che c'era tantissimo plasma per le trasfusioni, che non serviva a nessuno, ma che non si riusciva a trovare un'aspirina, che a Romagnano al Monte hanno dovuto aspettare 40 ore per avere i primi aiuti e poi si hanno lanciato da un elicottero un sacchetto con 200 panini. Non gli hanno lanciato le pile perché sennò si sarebbero rotte. Ci sono state delle gravi mancanze, non c'è dubbio, dice Pertini, e chi è mancato deve essere colpito come è stato colpito il prefetto di Avellino. Il prefetto di Avellino era stato rimosso già lunedì mattina, mentre stranamente erano rimasti ai loro posti i prefetti di Salerno e Potenza, che non è che avessero brillato per efficienza. E infatti anche loro verranno sostituiti il giorno dopo da due generali. Questo sarà l'unico risultato del discorso, che pure il ministro degli interni Rognoni si dimetterà nella notte e ritornerà al ministro la mattina dopo. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato di essere colpito. E mi chiedo se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti, perché non hanno funzionato, perché a distanza di 48 ore non hanno fatto sentire. Non si è fatto sentire la loro presenza in queste zone devastate. Ecco perché. È quello che si chiedono tutti, ma se lo chiede anche il Presidente della Repubblica c'è qualcosa che non va. E chi lo chiede il Presidente a noi? E noi lo chiedevamo a lui. Chissà se a Pertini gliel'hanno detto poi. Perché? Almeno in generale però sono nel posto giusto, visto che sto scoppiando una guerra tra poveri. A Morra la gente è rimasta senza dito per due giorni, adesso che arrivano i primi camion vengono presi d'assalto, si lotta per un paio di stivali, per una coperta, per un saccappello, mentre il vice sindaco, che cerca di riportare la calma, viene preso a schiaffi. I carabinieri avrebbero arrestato un sacco di persone, se avessero avuto una caserma dove metterli. E dovunque c'è chi ripete due o tre volte il giro della distribuzione, che ferma le lunghe colonne dei soccorsi fuori dal paese per avere un po' di pane e latte in più, e le tende, che sono la cosa più preziosa, spariscono in continuazione. Ognuno pensa solo a se stesso, alla fine, si sa, sì, ma voglio dire che ha perso tutto, famiglia, amici, casa, soldi, e non mangia un pasto caldo da ore, e non dorme in un letto da giorni, voglio dire che deve rivolgersi alla Caritas. Ma più Caritas della mia, che tengo 11 figli buttati in macchina, voglio dire che se vuole la tenda deve mettersi sulla lista e aspettare, perché lo Stato italiano non è che qualche... migliaia e le altre devono arrivare dall'America. Vogliono dire che quelle poche decine di tende che sono arrivate a Castelnuovo di Conta non si possono montare perché mancano i piedi. Vogliono dire che a Piora ne sono arrivate 1500, il doppio di quante ne servivano, e tutto intorno nessuna. Vogliono dire. Intanto bisogna pensare in fretta a come passare la notte. A Valva pare che il problema non c'è, che nel parco di Villa d'Aiada sono subito arrivati i cavalieri di Malta e in poche ore hanno montato tende e cucine con letti e pasti caldi per tutti. Ma negli altri paesi bisogna arrangiarsi. Negli altri paesi non c'è neanche questo. E la seconda notte passa come la prima. In macchina, per quelli che la macchina non è rimasta schiacciata. Avvolti nelle coperte per quelli che ce l'hanno, o nei cartoni,
per chi non ha proprio niente. In giro si riaccendono i falò. E sono anche di più della sera precedente. Le voci che chiedono aiuto no. Quelle sono molte di meno. Praticamente nessuno. La seconda notte è più silenziosa della prima. Molto più lunga. Ma intanto è arrivata l'acqua. Solo che gli altoparlanti si affrettano a dire che prima bisogna bollirla, che lo faremo pure se ci avessimo i fornelli, che poi invece arriverà l'acqua nelle buste, che chi l'aveva vista mai l'acqua nelle buste? Se vuoi mangiare devi avere la tessera da terremotato, che se non ce l'hai sei un terremotato abusivo e perciò non mangi. Ma tanto non c'è niente da mangiare da nessuna parte. A San Serpino, all'ingresso del comune, hanno appeso un cartello con scritto fermati, abbiamo bisogno di cibo. Ma non c'è nessuno che lo legge. Quel poco di roba che c'è viene venduto a prezzi altissimi e c'è pure chi approfitta degli aiuti. C'è chi va in giro nei paesi in cerca di denaro, oggetti preziosi, o chi va per le campagne a recuperare il bestiame che si è perso per portarselo via. E allora tanto vale fare come a San Mauro, no? Che di notte scatta il coprifuoco e all'ingresso del comune ci sono i soldati con il colpo in canna. Ma non per il cibo, per le tende o per le coperte, no? Per il tesoro di San Teodoro. Povero San Teodoro, mica, pure il terremoto è dovuto sopportare, che dentro ci sono tutti gli ex voto, le croci d'oro, gli anelli, i bracciali dorati in centinaia di anni, oh, che San Teodoro di grazia ne ha fatte parecchie, l'ultima al custode del tesoro, che il terremoto gli ha fatto crollare la casa, ma lui è rimasto vivo. Sua moglie e sua figlia sono morte, però, perché San Teodoro una grazia che l'ha fatta, tre tutti insieme, quindi noi sono troppe. I ladri però pensano che pure il custode è morto, e appena spunta l'albero iniziano a scavare, il custode li sente ed è felice perché pensa che sono i soccorsi, allora li chiama, chiede aiuto, ma questi che fanno? E bestemmiano, povero San Teodoro mica, non bastano il terremoto, pure le bestemmie hanno avuto supportà. E poi addirittura se ne vanno, ma che razza di soccorsi sono? La risposta arriverà parecchie ore dopo, quando i veri soccorsi lo tirano fuori. Povero San Teodoro mica, non bastano il terremoto e le bestemmie, pure le varie ore hanno avuto supportà. Pochi giorni comunque di roba ne arriverà tantissima, ci pensa Zamberletti, che è il commissario di governo per le zone terremotate. Che Zamberletti? Noi non sapevamo nemmeno chi era e dove stava, ma noi ci pareva una specie di Dio che tutto dipendeva da lui e noi pure. Che Zamberletti vuole, Zamberletti dispone, e l'ha detto Zamberletti, e lo manda Zamberletti. E alla fine ci siamo pure dimenticati che erano cristiano come tutti quanti gli altri, ed è diventata una specie di marca sulla roba, che questa pasta è Zamberletti. E questo giubbotto è Zamberletti, e per anni abbiamo continuato a dire: ma dove vai con questi pantaloni Zamberletti? Che era come dire troppo lunghi, troppo corti o troppo brutti, che solo se sei terremotato te li puoi mettere, perché i terremotati sono pezzenti, si sa. E ci davano la roba a tonnellate, ce la buttavano nel fango, sotto la neve, sotto la pioggia, e ci dicevano: ecco, vedete quanto siamo generosi, prendete tutto quello che volete. E noi ci andavamo e prendevamo, e se ne chiedevamo ancora, quindi ne davano ancora, e noi ci prendevamo pure quella, perché se c'era voluto un terremoto per vedere tanta abbondanza, allora ce l'avevamo meritata. Ma ben presto quella roba
In silenzio, per un terremoto senza crolli e lungo 100 anni, che tra morire di fame e campare come bestie non c'è tanta differenza. Sì, ma campare è sempre meglio che morire, si sa. E poi finché c'è vita c'è speranza, no? Che è quello che hanno pensato i genitori della prima bambina nata a Muro Lucano dopo il terremoto. Che l'hanno chiamata proprio così, speranza. Che è quella che si erano portati dietro tutti quelli che se n'erano andati, che adesso stanno tornando per cercare i loro parenti, e sì, perché forse per loro non è arrivato nessun messaggio dalle radio che trasmettono nel mondo la voce dei vivi. Per mia sorella che sta in Argentina, noi siamo salvi ma Rosetta è morta. Avvisi mio fratello che sta in Venezuela che la casa non c'è più. Mario, avverti i miei fratelli azzurro di loro che ho trovato mamma e l'ho tirata fuori da soli. Pasquale era tornato a Calabrito dal New Jersey, dove faceva il sarto. Il terremoto gli ha portato via due bambini. Adesso se ne tornerà in America, ma prima si è fermato in piazza con un altoparlante. E compaesani, andate via, non sperate niente da nessuno, se restate qui vi faranno morire di fame e di freddo. È quello che pensano molti, che in tutti i paesi si organizzano delle vere e proprie assemblee pubbliche per decidere se restare o partire. Molti se ne vanno, raggiungono un parente, un amico che può ospitarli per un po' in Piemonte, Lombardia, in Veneto, che tanto la strada la conoscono già. Giusto il tempo di tornare su quei mucchi di pietra che erano le loro case per recuperare una foto, una coperta, una collana, una padella, un pezzo di vita qualunque da portarsi via. Ci si attacca le cose per non perdere il passato. Se lo perdi, hai perso tutto. Ma se lo porti con te, allora puoi andare dall'Alitalia e farti dare un biglietto per andartene a Caracas, a Düsseldorf, a Bellinzona, dove paesi come l'Aviano sono molto più conosciuti che in Italia. Biglietto di sola andata però, perché è meglio sentirsi italiano all'estero che stranieri in Italia. Se ne vanno, ma non come ha pensato Zamberletti, perché Zamberletti vuole e Zamberletti dispone, si sa, ma fino a un certo punto, che con il piano S, dove S sta per sgombero, voleva subito allontanare 200.000 terremotati trasferendoli negli alberghi delle coste. Zamberletti pensava 4 anni prima, quando in Friuli non ci aveva messo più di 36 ore per trasferire 50.000 terremotati sulle coste del Veneto. Oh, e 36 ce ne vuole mettere pure stavolta. Sì, solo che l'Irpinia non è il Friuli. Ah, perché ci dovrebbero aiutare gratis se manco ci conoscono? Hm? Se ti dimentichi di uno per una vita intera e poi gli offri il tuo aiuto, che ti aspetti? Ah, perché dovremmo abbandonare i posti dove siamo nati? Perché? Ma come perché? Perché sono posti fuori dalla storia, dalla geografia. Come si può desiderare di non abbandonarli? Ma come fate ad essere sempre così rassegnati? Siete voi che dovete cambiare le cose da soli. Questa è un'occasione storica per trasformare una tragedia in un'opportunità di costruzione di sviluppo. Che certo è un bel modo di vedere il terremoto, non c'è che dire. Ma come potete pensare di vivere in posti come Palomonte, dove l'acqua l'hanno portata con asini e barili fino al 23 luglio del 69, il giorno che l'uomo ha messo il primo piede sulla Luna, che è stato un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, eppure per Palomonte.
nemmeno peggiora. Perché io sì e tu no? Perché due palazzi uguali attaccati, uno cade e l'altro resta in piedi? Perché due paesi uguali attaccati, uno si fanno le crepe e l'altro ve lo sa solo? Perché? I morti sono domande senza risposta. Ma una settimana dal terremoto la vita deve ricominciare, allora via, 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 buttate via tutto, che chi è morto giace e chi è vivo c'è capace, che tanto ci si abitua a tutto, si sa. Tanto ci si abitua a tutto, si sa. A tutto, ma non al ricordo della prima notte. Dell'uomo che gira da ore intorno alla casa crollata, poi si ferma e chiama la moglie che non risponde. Allora lui ricomincia a girare, poi si ferma e chiama la moglie che non risponde. Allora lui ricomincia a girare, poi si ferma e chiama e ti prego, basta, non vedi che tua moglie è morta? Eh? Ma nessuno gliel'ha detto questo, perché tanto ci capito tutto, si sa. Ma non ha ricordo della donna che ti afferra per il braccio e ti dice di andare dove prima c'era casa sua, che lì sotto c'è suo figlio e che forse si può ancora fare qualcosa. E come fai a dirle che non c'è niente da fare? Come fai a dirle che tutto è inutile, che non hai manco un piccone, una pala, una torcia, un martello, che pure te non serve a spostare le pietre, almeno lo puoi buttare per terra e bestemmiare? Come fai a dirle che ognuno deve pensare ai suoi morti e ai suoi vivi? Allora non le dici proprio niente, perché non c'è niente da dire, che tanto ci si abitua a tutto. Si sa. A tutto, ma non al ricordo dell'uomo che sta morendo davanti a te, sotto i tuoi occhi, e ti guarda che se ci avesse la forza ti parlerebbe pure, ma tanto pure così lo si capisce lo stesso quello che ti vuole dire. Aiutami. Questo ti vuole dire. Aiutami. E come fai? Come fai ad aiutarlo per... Non è manco un cerotto per chiudere il taglio che ti sei fatto alla faccia. Che non è manco il tempo per tenergli la mano, che devi andare a cercare tua moglie, tuo figlio, i tuoi genitori, che non sai neanche se sono vivi o morti. E non sai manco se sei vivo o morto pure tu, che potresti già essere all'inferno, che l'inferno deve essere proprio così. Un posto pieno di fantasmi e di dolore, ma non lo sai. Non sai niente, allora te ne vai e lo lasci lì, a morire da solo. E non per tempo a girarti. Che ne trovi un altro uguale a quello di prima, che c'hanno tutti gli stessi occhi. E quando ti fermi, che non ce la fai più a camminare sulle macerie con le voci che ti afferrano per le caviglie e non ti lasciano andare. Quando ti fermi, quelli tornano da te tutti insieme e ti dicono perché tu no? Ecco allora, perché tu no? Ecco cos'era. Essere vivo. E come potevamo andarci? Come potevamo dare le spalle e abbandonare tutto. Siamo restati. E abbiamo ricostruito tutto sulle macerie, con calma, che tanto la pazienza ce l'abbiamo sempre avuta. E abbiamo aspettato il primo Natale nelle roulotte, che ci davano un panettone intera senza miglia, eravamo quattro, e mezzo se eravamo in due. Il secondo Natale invece l'abbiamo aspettato nei prefabbricati, senza panettone però, perché l'emergenza ormai era finita. E abbiamo aspettato un altro Natale, e un altro ancora, per 10, 15, 20 anni, che tanto ci si abitua a tutto, si sa, pure a chiamare casa delle pareti di cartone, che i bambini non sapevano neppure come fosse fatta una vera casa, che quando ci siamo tornati a vivere nelle vere case, abbiamo dovuto di nuovo imparare ad abitarci. E mangiavamo in garage, perché le case ci parevano troppo belle per sporcarle. E abbiamo visto i nostri paesi riempirsi di campi Genova, campi Bergamo, aree 15, aree 18. E abbiamo dimenticato i vecchi nomi delle strade. E abbiamo visto quelli che erano venuti giù ad aiutarci tornarsene a casa loro e chiamarci incapaci, farabutti, che ci siamo mangiati 60.000 miliardi.
e fabbriche nuove spuntare come funghi e chiudere ancora prima di aprire. In un sogno in cui non abbiamo mai creduto. E montagne tagliate in due da strade nuove di zecca, dritte, veloci, che le macchine che avevamo erano troppo lente per camminarci sopra. E abbiamo visto avvicinarsi i paesi e allontanarsi le persone. Abbiamo visto diminuire le distanze e aumentare la solitudine. E abbiamo visto i nostri figli crescere insieme ai nuovi quartieri, ai palazzi, ai parcheggi, ai negozi, ai supermercati, alle banche, ai centri commerciali. E abbiamo riempito le nostre case di carte di credito, di telefonini, di schermi piatti, di fuoristrada, di computer e di cibo. Funghi chiudere ancora prima di aprire, in un sogno in cui non abbiamo mai creduto, e montagne tagliate in due da strade nuove di...
dove stiamo. E i vecchi, quando erano giovani, non possono più dirgli anch'io ero così alla tua età, perché l'età che hanno i giovani adesso loro non l'hanno mai avuta. E i giovani, quando i vecchi, gli fanno pena, poveracci, che il mondo è andato avanti senza aspettarli, ma loro no. Loro non diventeranno come nonni, loro se ne andranno via di qui prima possibile, senza portarsi dietro niente, nemmeno la voglia di tornare. E oggi, 30 anni dopo, abbiamo smesso di guardarci indietro, che prima del 23 novembre 1980 restano solo poche foto sbiadite che ogni tanto guardiamo e diciamo: ma guarda dove sono stato tanti anni fa, che non posso proprio strano, sai? La nostra vita è nel futuro adesso, nei paesi che sono più giovani di noi, nelle strade disegnate con la spada e col compasso larghe che ci passa un treno, dentro case bianche col giardino, una parabola sul tetto e vuote come lì a mare. La nostra vita è nel futuro adesso, in questo magnifico gioco del progresso che il terremoto ci ha regalato. Che in tutti i giochi si vince e si perde, si sa. Ma noi che lo so. Chi lo sa se noi abbiamo vinto o perso? E stonda ancora cane. Schwarte, nostalgie, compagne e cugine, e a notte può passare, e sto ancora a casa. Non fa fesse contente, ma le uomo porta niente, se un cagno cagno niente. Eccoci nuovamente, siamo ritornati per poter avviare il dibattito dopo questa bellissima visione dello spettacolo di Mirko Di Martino, Il fulmine nella terra, Irpinia 1980, con l'attore Orazio Cerino. È stata una bella emozione seguire questo spettacolo. Abbiamo comunque ascoltato tutte quelle che sono state un po' le storie, quei 100 secondi che poi hanno cambiato la storia, ma non solo della Campania, ma comunque un po' di tutta l'Italia. Tanti racconti sono tutti, ricordiamoli, racconti autentici. Difatti poi l'autore dopo ce lo dirà, tutti racconti che comunque si rifanno a delle fonti, a delle testimonianze in prima persona. Allora voglio citare adesso, voglio chiamare in causa l'assessore di Mastella nell'attesa del sindaco che comunque dovrà avviare i saluti istituzionali. Allora, assessore, è stato davvero molto emozionante. Tante storie si sono susseguite, no, in questi 50 minuti di spettacolo e toccano anche raccontate tra un misto tra ironia e poi anche possiamo dire così tragicità, perché poi alla fine si evidenzia come lascia tutto l'amaro in bocca, come ecco quel custode di quella chiesa che poi non viene aiutato dai banditi che erano giunti sul luogo, ma così come tante altre storie, uno spaccato di vita che comunque si ferma in quei 100 secondi. Ancora buonasera a tutti. Beh, sì, si torna indietro nel tempo, ai ricordi, sicuramente è interpretato in modo magistrale quest'opera teatrale di Mirko Di Martino. Quindi il mio auspicio è che, passata questa particolare situazione, possiamo assistere da vicino, di persona, a questa pièce teatrale e magari farlo anche con i più giovani, con chi non ha vissuto neanche per televisione o da lontano quei momenti. È importante la memoria è una cosa che ci aiuta a mantenere ferme le nostre radici. Nello spettacolo si parla di identità. Si parla di radici e si guarda al futuro. È quello che vorremmo fare anche stasera. È un'emergenza diversa,
ma è un'emergenza comunque e stiamo vivendo un momento molto difficile, per questo tornare al passato, ecco il sindaco. Ecco, buonasera al sindaco Peppe Pugliese, benvenuto al dibattito emergenza e protezione civile. Sindaco, allora, dopo la visione di quella che fu l'emergenza di 40 anni fa, adesso, come diceva anche l'assessore, c'è una nuova emergenza che si fa vedere, ma comunque ecco, si sta affrontando anche con l'esperienza del passato, no? Che comunque 40 anni fa da quell'esperienza poi nasce il Dipartimento di Protezione Civile. Buonasera, sì, è importante riflettere come stiamo facendo insieme questa sera per approfondire le diverse reazioni avute alla resilienza delle comunità ad eventi catastrofici, così come quello dell'Irpinia, così oggi stiamo attraversando un altro momento assolutamente devastante per le nostre comunità. Quindi è bene prendere spunto dal passato, quella è stata un'occasione per mettere in discussione il sistema Italia, l'organizzazione e quant'altro è stato necessario per tirare fuori quella gente da enormi difficoltà. Sicuramente c'è stata una crescita negli anni, la protezione civile si può dire, benché fosse nata prima, benché la prima operazione di protezione civile si è svolta proprio nei campi flegrei con Plinio il Vecchio, ma possiamo dire che quello è stato uno dei momenti in cui la protezione civile è rinata e ha cominciato a darsi una struttura. In Italia si è ravvisata la necessità di dare una protezione civile alle nostre comunità e quindi non potevamo fare a meno che ricordare questi momenti, questo momento con la nostra protezione civile, la Falco di Bacoli Monte di Procida, che tanto sta facendo per le nostre comunità. Sindaco, sicuramente una nuova emergenza si sta vivendo in questi giorni e Monte di Procida comunque la sta affrontando in tantissimi modi e con strumenti diversi, perché oggi ecco ci sono i social, ci sono WhatsApp, un telefono sempre a disposizione dei cittadini, no sindaco? Le tue pagine Facebook dalle quali comunque fai le dirette, comunque sei vicino alla cittadinanza e la cittadinanza comunque si sente anche più protetta in questo momento di emergenza Covid, che è un momento davvero drammatico, quando si ha quella risposta di positività crolla il mondo addosso. Sì, è necessario far sentire alla gente, innanzitutto è importante anche l'effetto psicologico di capire che non sono soli, di capire che c'è un'amministrazione, c'è una squadra, c'è la protezione civile, c'è l'apparato sanitario dall'ASL ai medici di base che lavorano tutti insieme per tutelare la loro salute, quindi questo devono comprendere. Noi cerchiamo di farlo capire subito ai cittadini, guardate, non siete soli, guardate. Allora, partiamo dalla raccolta dei rifiuti urbani, spiega come va fatta, cerchiamo di sapere un poco se ci sono delle emergenze, delle urgenze, cerchiamo di fare un po' un censimento dei bisogni, ma sostanzialmente il messaggio è uno, è quello, non siete soli, quindi è fondamentale dare questo messaggio. Adesso mi piace annunciare questa sera che abbiamo anche ristrutturato il nostro sito di protezione civile, www.protezionecivilemdp.it, che è un sito semplificato fatto proprio anche per le persone che non sono solite accedere ad internet, ma che lì possono trovare di tutto aggiornato, dalla modulistica, dalle nuove ordinanze, dalle diverse notizie, numeri utili da chiamare. Quindi ritengo che questo sia un momento fondamentale di vicinanza al cittadino. E ci tengo che sia costantemente aggiornata. Ringrazio tutta la squadra che l'ha rivoltato in questi giorni come un calzino e l'ha attualizzato alla situazione. Ecco, perfetto. Ecco, lo vediamo. C'è una sezione dedicata ai numeri e alle informazioni utili, una sezione alle raccomandazioni e normativa che ci ricorda tutti gli aggiornamenti legislativi, un'altra riservata espressamente agli aiuti economici, tanti per i cittadini, sia da parte dello Stato, della Regione che del Comune, e un'altra sezione dedicata alla modulistica.
Un sito completo, di facile accesso, insomma, la comunicazione e la vicinanza ai cittadini diventa sempre più veloce e smart, sindaco. Sì, è necessario che sia sempre completa. Se questa poi fa a braccetto con l'app, oggi ho incontrato una persona in banca, non di Monte di Procida, ma che lavora a Monte di Procida e mi ha detto: Sindaco, complimenti per l'app, la trovo molto utile e diciamo mi sento tranquilla quando sto a Monte di Procida perché so di essere sempre aggiornata. Quindi c'è un'app che si può scaricare e che riguarda aggiornamenti costanti per quanto riguarda il tema della protezione civile a Monte di Procida. Cerchiamo di tutelare, di essere vicini ai cittadini, pertanto a 360 gradi, garantendo una protezione anche in questi momenti, senza dimenticare che anche noi siamo in zona a rischio vulcanologico, siamo in zona gialla dei Campi Flegrei, abbiamo fatto ottobre del 2019, una meravigliosa esercitazione, la prima nella storia delle nostre comunità, e quindi ci sono diversi pericoli. Tra l'altro, ci sono eventi meteo, eventi meteo rilevantissimi ultimamente che ci pongono, quindi allerte meteo continue, vento che abbiamo visto pochi giorni fa, è stato necessario anche l'intervento dei pompieri. Quindi ci sono diverse attività da porre in essere, c'è un apparato, una macchina da tenere sempre pronta per poter intervenire. Io stasera, come per vicinanza alla Falco, ho deciso di indossare questa maglia, questa felpa che mi fu regalata proprio dalla Falco durante l'esperienza all'Aquila nel 2009, che io conservo sempre gelosamente. Quindi stasera, per ricordare anche, è stato ieri, lo so, però per ricordare quanto la Falco ci sia stata vicina, la voglio indossare simbolicamente, perché allora mi diedero una mano con il freddo a tutelarmi, perché facevo un freddo veramente tremendo all'Aquila, e oggi ci tutelano, diciamo, da tante altre cose. Sono i nostri angeli custodi, la base si sta allargando, con loro ci sono tanti altri volontari del territorio. Diciamo che se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno anche in queste emergenze, se vogliamo essere degli inguaribili ottimisti, possiamo vedere come lato positivo che tante persone stanno aderendo alla Falco, persone valide, e magari tante altre se ne possono affacciare in questa circostanza. Sindaco, allora però stasera c'è anche l'aggiornamento proprio della situazione Covid che volevi fare in diretta con noi. Sì, i dati purtroppo sono arrivati solo da poco. Non abbiamo molti positivi, questo lo posso anticipare, però ancora li dobbiamo conteggiare con esattezza. Dovrebbero essere pochi e dobbiamo aggiornare anche i guariti. Quindi farò più tardi un aggiornamento grafico. Mi dispiace, mi sarebbe piaciuto dare in diretta delle informazioni in più, però non siamo ancora in grado di darle perché i dati sono arrivati veramente da pochissimo. Una cosa che posso dire però, e mi dispiace molto, che abbiamo un'altra persona a Monte di Procida ospedalizzata, ne ho avuto contezza oggi, è una persona relativamente giovane, che però non versa in condizioni preoccupanti, tuttavia ha bisogno del supporto dell'ossigeno, quindi sale sicuramente il numero delle persone ospedalizzate di un'unità. Perfetto, Nunziante, se vuoi intervenire anche tu, prima il sindaco ti ha lanciato un assist, insomma, con la bellissima esperienza che avete condiviso, ecco, in quella situazione, un'altra situazione di emergenza. Sì, vabbè, mi ha lanciato un assist, quindi chiaramente non posso che narrare leggermente l'esperienza che il sindaco ha vissuto a Poggio Vicenze. Io lo chiamai il giorno di Pasqua perché lui disse: "Avviso disponibile, qualunque cosa che ci sono". Vabbè, voglio metterlo alla prova, vediamo. Il giorno di Pasqua lo chiamai, lui era consigliere comunale. Lo chiamai e disse: "Tu sei disponibile?". "Sì". "Ok, allora c'è una macchina della Regione Campania che ti aspetta al 119 per venire qua il giorno di Pasqua. Vediamo un po' se stasera arriva". Arrivò quella sera. Arrivò e io
con orgoglio, perché poi chiaramente nel lato Fiero è stato un mio volontario, no? E quindi arrivò al campo di Poggio Vicenze con una dottura regionale della regione Campania, e si occupò nello specifico, perché prese le consegne da un altro valido operatore di un'altra associazione, della gestione degli aiuti umanitari, che arrivavano tantissime, arrivavano veramente da al bocciodromo, stava lui vicino al campo nostro, e si occupava appunto di questa cosa qua. Quindi è stato, credo, una quindicina di giorni in due ondate, e si è fatto anche lui le ossa in quel frangetto. Mi fa piacere, perché secondo me un sindaco deve conoscere bene la base della protezione civile. Vero. Perfetto, quindi tutti forgiati dalla Falco. E allora, Nunziante, tu c'hai già il nuovo ospite, sì, ecco, che sta per arrivare. Nel frattempo noi vorremmo salutare il sindaco, come vuole salutare chi ci sta seguendo in questo momento, che sappiamo che si è impegnato. Nel frattempo è entrato, ecco, anche l'autore dello spettacolo, Mirko Di Martino. Buonasera. Buonasera, Mirko. Buonasera. Allora, sindaco, se, ecco, vuoi formulare il tuo saluto al Mirko e in generale comunque a chi ci ha seguito fino a questo momento, e quindi comunque rilanciare l'importanza di questa giornata di commemorazione. È una giornata molto importante, sono importanti questi momenti. Io vi ringrazio la presenza e apprezzo particolarmente la presenza di Mirko Di Martino, che ringrazio a nome di tutto Monte di Procida. Gli rivolgo i miei complimenti per la qualità del suo prodotto artistico, che ritengo di assoluto interesse, e io credo che questo sia un momento importante di riflessione per la nostra comunità, che, ripeto, cade in un momento di difficoltà, in un momento in cui le persone sono costrette a casa, non possono circolare liberamente, siamo privati di alcune nostre libertà essenziali. E quindi io credo siamo più ben disposti alla riflessione e all'approfondimento. Da questi momenti spero che possano emergere quanto più forti possibili gli impulsi di solidarietà e di vicinanza al prossimo. È fondamentale riscoprire e ritrovare il senso di solidarietà. Vediamo tante note negative, vediamo questi negazionisti che direbbero tutto il contrario di tutto, vediamo populismi, demagogie, e l'unico antidoto effettivamente è fare cultura ad alto livello, come abbiamo avuto modo di vedere, e fare approfondimenti culturali con la C maiuscola, mettendosi anche in gioco, riflettendo, guardando cosa si può migliorare, vedendo le esperienze positive e le esperienze negative del nostro sistema Italia, anche per eventualmente non commettere gli stessi errori del passato. Detto questo, vi saluto e vi auguro buon proseguimento. Grazie sindaco, buona serata. E allora, Mirko Di Martino, benvenuto nuovamente alla nostra diretta, e ecco, ti ringrazio nuovamente per aver partecipato a questa bellissima iniziativa. Il tuo spettacolo, Il fulmine nella terra, il Pegna 1980, è un qualcosa di molto toccante, nasce, come abbiamo detto già prima, da articoli di giornali, testimonianze, documenti originali, un primo grande esperimento di teatro civile con questo attore che è stupendo, Orazio Cerino. Hai raccontato un'Italia di tanto tempo fa, ma una cosa che mi ha colpita davvero tanto quando ti ho intervistato per la prima volta, che mi hai detto l'obiettivo di questo spettacolo era quello comunque di costruire un'identità, una carta d'identità, no, che era quasi persa per quei territori che sono stati flagellati comunque dal terremoto del 1980. Sembra quasi che prima non c'era niente, invece tu hai detto no, attenzione, c'è tanta storia, e io con questo mio spettacolo volevo ricordare la memoria. Prego, Mirko.
Beh, intanto grazie a te, all'assessore, al sindaco per avermi invitato. L'onore è mio, ovviamente, perché è abbastanza raro che si dia spazio agli autori degli spettacoli teatrali. Non neanche vedere gli spettacoli teatrali è così frequente, è ancora meno frequente vedere gli autori degli spettacoli teatrali. Quindi grazie molto, mi fa molto piacere. Mi fa piacere anche perché posso dire qualcosa sul mio spettacolo, perché, come dicevi tu, effettivamente è così. Lo spettacolo racconta una storia, ma oltre allo spettacolo c'è un'altra storia. C'è innanzitutto la storia del perché è nato lo spettacolo, e poi c'è la storia dei comuni dell'Irpinia. In effetti, io ne abbiamo parlato anche nell'intervista. La cosa forse che per me era più importante raccontare nello spettacolo era questo ideale, ricostruire questi legami tra il passato e il presente, ma anche ricordare che in fondo oggi parliamo molto dell'Irpinia rispetto a quell'evento, ma l'Irpinia ha una storia precedente e ha una storia successiva. Le due storie purtroppo non si toccano, questo ne abbiamo parlato anche nell'intervista, ne parlano nello spettacolo, non si toccano perché il terremoto da una parte ha acceso un faro enorme sull'Irpinia, ancora oggi se ne ricorda, se ne parla dell'Irpinia, anche se se ne parla esclusivamente rispetto al terremoto, ma allo stesso tempo ha rimosso, ha collocato nel buio, no? Letteralmente come fa un faro teatrale, illumina una zona ma tutto il resto finisce nel buio. Allora è stata illuminata l'Irpinia del 23 novembre 1980 in poi, ma si è dimenticato invece quello che era prima, si è dimenticato un fatto fondamentale che in realtà anche nello spettacolo viene detto: il terremoto in Irpinia era già iniziato 50 anni prima, 100 anni prima. È un terremoto lunghissimo, un terremoto senza crolli, per cui i paesi morivano letteralmente e continuano a morire perché si spopolavano continuamente in termini tremendi. Ancora oggi è così, purtroppo. Le aree interne hanno dei tassi di demografia che sono terribilmente negativi, i paesi si spopolano in maniera spaventosa, ma questo accadeva già prima, e purtroppo la ricostruzione non è riuscita a invertire questo fenomeno, questa tendenza. Nonostante abbiamo tanti servizi, ci siano in Irpinia, adesso io non vivo più lì, ci siano in Irpinia tantissimi servizi moderni, i giovani continuano a scegliere di non vivere in Irpinia. Questo è drammatico e non se ne parla, o almeno non è nell'agenda quotidiana del governo e del governo regionale anche, insomma. Io leggo adesso che c'è, perché noi comunque voglio anche invitare, colgo l'occasione proprio in questo momento a commentare la diretta anche con spunti, ricordi, insomma domande magari che volete fare a Mirko, non lo so, fin quando sarà presente con noi. Ecco, qui c'è l'amico Nicola Castigliore che scrive: ricordo Sant'Angelo dei Lombardi, io c'ero, siamo partiti con un camion, un lupetto pieno di viveri e il nostro grande presidente Sandro Pertini diceva con voce commossa: ragazzi, fate presto, non lo dimenticherò mai, mai e poi mai. È molto bello questo messaggio, una testimonianza molto forte, del senso, no, di solidarietà, Mirko. Infatti, a proposito di questo, allora, due cose. Intanto, la solidarietà dell'Italia fu incredibile, fu eccezionale, non se n'è più vista, non perché si era cambiato il senso di solidarietà degli italiani, ma perché in realtà lì gli italiani supplirono ad una carenza, ad un'assenza dello Stato. Quindi il grande cuore degli italiani in realtà fece ciò che la preparazione tecnica dello Stato non era assolutamente in grado di fare. Ecco perché ce lo ricordiamo con tanta forza, questo enorme coinvolgimento dei volontari, perché fu meraviglioso, ma fu allo stesso tempo frutto di una totale impreparazione dello Stato italiano. Ancora oggi i legami perdurano, oggi purtroppo sono stati spesso invertiti rispetto al senso. Ma una cosa su Pertini vorrei dire, perché Pertini oggi lo ricordiamo sempre, quel discorso di Pertini, lo ricordiamo in un modo estremamente positivo, forte, no? Del grande cuore del nostro presidente italiano che faceva appello all'Italia perché si svegliasse, perché soprattutto gli errori che lui aveva visto, lui si chiedeva perché non c'è stato questo, non è stato fatto questo. Va benissimo, però quello che si trascura sempre è il fatto che l'uomo che parlava era il presidente della Repubblica. Cioè, lui, il presidente dello Stato italiano, della Repubblica italiana, chiedeva alla Repubblica italiana perché non era stato fatto ciò che andava fatto, che è un controsenso, no? Il presidente chiede allo Stato che lui presiede perché non è stato fatto ciò che andava fatto.
lo Stato era, fu, l'Italia era totalmente impreparata e Pertini dovette ricorrere al lato più umano dell'essere presidente, trascurando completamente invece il lato amministrativo, che era quello, per esempio, di sostituire un governo che era totalmente incapace, cose che non fu fatto nulla di tutto questo. Ascolta Mirko, l'emozione più forte che secondo te hai trasmesso con il tuo spettacolo, quindi al di là comunque del senso della memoria, ma proprio l'emozione, abbiamo sentito tutte quelle storie, no, che si rincorrevano nel corso della bellissima esposizione di Orazio Cerino, quindi voglio dire, allora qual è l'emozione che ti ha segnato di più di quelle che hai raccontato e porterai sempre con te? Certamente quel senso di estremo abbandono, solitudine legata a quei giorni, quel senso improvvisamente di essere in un luogo in cui tutto intorno è sparito, è scomparso il resto della società, il resto dell'Italia, e esistono soltanto macerie. I soccorsi arrivarono 9 ore, 12 ore dopo, fu veramente terribile. Io avevo 5 anni, quindi non ho ricordi diretti di questo. Ma questo senso di abbandono ce lo siamo portato dietro per tutto il tempo. Io sono cresciuto in Irpinia e ovunque tra di noi in Irpinia era diffuso questo senso di essere stati abbandonati. Voglio dire che il trauma fu così forte che non è stato più rimosso, e ancora oggi credo che comunque gli irpini vivano un po' questo senso di essere stati comunque rifiutati, non abbandonati. Ovviamente i soccorsi arrivarono, non voglio dire quello, voglio dire il fatto semplicemente che gli italiani non avevano coscienza letteralmente di quello che stava accadendo, e ci volle molto tempo. Anzi, chiudo aggiungendo questo, in realtà ancora oggi credo che è difficile riuscire a capire cosa sia successo veramente lì e nei 20 anni successivi, tranne per quelli che l'hanno vissuto. Allora io ringrazio tutti gli amici che stanno commentando, leggevo Maria Chiocca, Fabio Capuano, Antonio Ramaglia, ecco, ci parla dell'impreparazione dello Stato italiano, corsi e ricorsi della storia, perché? E voglio anche chiamare adesso l'assessore Dina Stella per i saluti a Mirko Di Martino, perché ecco l'assessore Dina Stella condivide con te le origini irpine. Allora Dina, lascio a te la parola. Vabbè, ancora lo ringrazio Mirko e veramente mi auguro di poter ripetere questo dibattito da vicino, e con delle riflessioni, come ci dicevamo, coinvolgendo i giovani, i ragazzi. Noi abbiamo qui la possibilità comunque di ospitare lo spettacolo e abbiamo giovani che hanno voglia anche di mettersi in gioco nel campo teatrale, quindi forse questo è anche un po' uno spunto, questo momento così particolare, è un momento di riflessione, stiamo vivendo questa emergenza Covid, siamo tutti in lockdown, siamo fermi da un certo punto di vista, magari le nostre emozioni vanno avanti e ci aiutano comunque a rielaborare questa spaccatura. In Irpinia si spaccò la terra, qui abbiamo qualcosa che ci si è un po' spaccato all'interno di noi, non si va a scuola, non riusciamo comunque a recuperare quella che è la nostra quotidianità, abbiamo delle difficoltà, cioè da un lato vorremmo comunque approfittare tra virgolette di questo momento per riempirlo, per riempire questo vuoto di progetti, di prospettive, ma non troviamo la forza, la paura ora come allora ci prende comunque. Allora era la paura della scossa, eravamo sempre pronti a scappare, qualcuno dormiva vestito, Mirko non so se lo ricorda, io sì, si dormiva in macchina i primi giorni, si dormiva vestiti, c'era qualcuno che comunque era venuto giù, io so di storie di persone che si erano innamorate della terra irpina e avevano trasferito tutta la famiglia e poi il terremoto li ha portati di nuovo al nord. Quindi tornando all'oggi, io mi auguro che noi possiamo trovare comunque la forza di guardare in prospettiva e di arricchirci nonostante tutto in questo momento di emergenza e di difficoltà. E quindi Mirko, io ti saluto, ma ti do un arrivederci
e mi auguro che ci possa essere a breve un'altra occasione di confronto, ma dal vivo e magari con il coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani del territorio, provare a fare così un parallelismo e un gemellaggio intorno al tema della cultura e del teatro, magari partendo da questa emergenza di 40 anni fa e l'emergenza di oggi. Va bene, grazie Assessore, io spero ovviamente che possa capitare davvero questa occasione, anche perché ovviamente noi adesso facciamo una piccola discussione, ma farla dal vivo è totalmente un'altra cosa, e soprattutto coinvolgendo i giovani, le nuove generazioni che del terremoto non sanno assolutamente nulla, sarebbe importante. Comunque complimenti per questa iniziativa, perché è veramente bello che poi riguardi direttamente il comune, è veramente insolito, complimenti davvero. Grazie, grazie a Mirko Di Martino, e quindi è un arrivederci e ci vedremo, speriamo, al più presto. Buona serata, grazie. Mirko. Buona serata, grazie. Grazie, buona serata. E allora, Dina, io leggevo prima un altro commento interessante, Filomena Coppola, ricordo quel momento, ecco, quel periodo di paura, ma anche di tanta solidarietà. Il grande cuore, come sempre, di Monte di Procida, presente. E adesso voglio lasciare la parola nuovamente a te, che poi, ecco, introdurrai il nostro annunziante. Allora, solo brevemente, volevo mandare un pensiero in questa sera anche ai tanti imprenditori, a chi insomma non ha, diciamo, la certezza, ancora di più in questo momento, di poter guardare a domani. Era un po' così anche in Irpinia 40 anni fa, perché c'era la tragedia, così come la stiamo vivendo noi oggi, c'è la questione salute, cioè ognuno di noi ha paura e sappiamo, insomma, che la salute è la prima cosa. Ma subito dopo c'è il problema poi della paura del domani, di come affrontare il domani economicamente, le difficoltà di un domani che non è lontano, cioè proprio domani. Quindi voglio ringraziare in particolare, noi sappiamo che l'area della ristorazione è un po' un fiore all'occhiello qui a Monte di Procida, ma è anche un aspetto, insomma, importante dal punto di vista economico per tante famiglie anche che vivono di questo. E in questo momento di difficoltà, a proposito di solidarietà, c'è chi comunque trova la forza per farsi coraggio aiutando gli altri. Quindi grazie a chi comunque ci ha chiamato per dirci voglio aiutare le famiglie in difficoltà, voglio mandare una pizza, voglio mandare un panino, lo sta facendo adesso in questo lockdown, lo hanno fatto nel precedente lockdown, possiamo dire qualche nome, non so, annunziante, passo a te la parola per questa gara di solidarietà che si è aperta già. La gara di solidarietà, devo dire la verità, è sempre stata aperta dal primo lockdown, non si sono mai fermati, abbiamo varie, non lo diciamo perché loro lo sanno che non vogliono essere menzionati, però comunque, anche se voglio un attimo fermarci un attimino, perché parliamo dopo della situazione attuale, no? Devo un attimo, ci dobbiamo un attimo riportare sui nostri passi. Allora io parlavamo prima del sindaco che ha detto la sua prima esperienza nell'ambito della protezione civile, quando è avvenuta. Io adesso introduco un ospite, il dottor Landinetti, Pasquale Landinetti, che se Peppe si trovava, il sindaco si trovava in Abruzzo nel 2009, era perché io ero onorato a stare a fianco di Pasquale, che poi è il dottor Landinetti, ma è Pasquale per me, perdonami Doc, però è proprio perché era lui che conduceva, che guidava il campo di Poggio Vicenze, e quindi era il nostro capocampo, mi chiese, cioè andare, trova una persona che possa gestire il magazzino aiuti umanitari, e quindi si trovò per là. Però gli cedo adesso la parola, perché Pasquale è oltre ad essere
già, si può dire così, no? Già funzionario della Regione Campania, responsabile della colonna mobile regionale, attualmente volontario dell'unità cinofila partenopea, ha vissuto varie esperienze, a partire anche dal sisma del P. Quindi mi taccio e cediamo a lui la parola, che ci congiungerà un po', racconterà dagli occhi anche del soccorritore, traccerà un po' a grandi linee quello dove siamo arrivati oggi, insomma. Ok? Sì, grazie innanzitutto dell'invito che mi hai fatto, ringrazio l'amministrazione comunale che mi dà questa opportunità. Sì, il terremoto del 1980 è stata la mia prima grande emergenza, e insieme a me i 450 ragazzi della 285 che eravamo stati assunti il primo marzo 1980. Eravamo tutti quanti provenienti dai Vigili del Fuoco, avevamo fatto l'ausiliario, il militare dei Vigili del Fuoco, e ci trovammo praticamente catapultati il 23 novembre in questa grande tragedia. Era tutto diverso, non si ha idea se non si è vissuto. Lo spettacolo che avete mandato effettivamente ha riacceso tanti piccoli flash che ci sono stati. Praticamente le comunicazioni con i familiari non esistevano, ci siamo fermati per strada, all'epoca esistevano solo i telefoni pubblici, e a rotazione facevamo il numero di casa sperando di riuscire a pigliare la linea. Quella stessa sera la mia esperienza piccola fu di rientrare a casa, trovare mio padre che già era andato in caserma, lui era un maresciallo dei Vigili del Fuoco, mamma mi preparò la divisa, io ho fatto servizio dalla sera della domenica fino al martedì mattina insieme a mio padre in quello che allora, che oggi si chiama sala operativa, allora si chiamava centralino telefonico. Il mercoledì invece la regione mandò, allora non si usava chiamarla colonna mobile, ma mandò i giovani della 285 sul terremoto. E i miei due pullman furono destinati a Sant'Angelo dei Lombardi. E là abbiamo fatto mercoledì e giovedì e venerdì abbiamo fatto gli interventi. Sembrerebbe assurdo da dire, ma non avevamo tende, non avevamo logistica, non avevamo assolutamente nulla. Alcuni colleghi riuscirono a recuperare dalle cucine dell'ospedale di Sant'Angelo le fette biscottate e i formaggini mio, con quello siamo andati avanti, e il primo pasto caldo è stato un bicchiere di brodo con i semini dentro che una famiglia ci portò nel pentolone mentre stavamo lavorando. Fortunatamente le cose poi sono cambiate. 1980, terremoto, 1992, la prima legge organica di protezione civile fondò quello che era il sistema nazionale di protezione civile. E per dare un'organizzazione, una forma a questo sistema, bisogna ricordare uno dei maestri della protezione civile. Sergio Zambelletti è stato il fondatore, Elvezio Galanti è stato il maestro della protezione civile. È quello che ha portato in Italia il famoso metodo Augustus, dico famoso per gli addetti al mestiere, insomma. E con quello poi abbiamo affrontato tutte le altre emergenze via via che si sono presentate negli anni. Un altro grande salto è stato nel 1998, dopo che c'era stato il disastro di Sarno, quasi in concomitanza, furono date alle regioni l'incarico di gestire le protezioni civili locali.
riforma titolo quinto, e fu chiamato in Campania l'ingegner Ernesto Calcare, il quale ha fondato la protezione civile in Campania. Da un appartamento secondario di 5-6 stanze e due linee telefoniche riuscì a creare un sistema regionale di protezione civile e lui arrivò il mese di giugno. Ad aprile successivo fu fatto il primo piano di utilizzo del volontariato, a luglio fu completato il censimento del volontariato e a ottobre, con il terremoto di San Giuliano di Puglia, fu fatto il battesimo del fuoco della colonna mobile, la prima volta che fu impegnata la colonna mobile regionale fuori dal territorio regionale su a Larino, e con tutti i ragazzi di allora che vennero a fare dei lavori particolari sul territorio. È andato sempre meglio, poi fu fatto il modello nazionale della colonna mobile e quindi ogni regione ha una sua colonna mobile compatibile con le altre, con dei moduli operativi, cioè con delle squadre già preconfezionate che sanno cosa devono fare, con delle specializzazioni, per cui quando succede una catastrofe si sa quale associazione chiamare per quale tipo di specializzazione. I ragazzi della Falco erano e sono specializzati per la segreteria, per cui sono quelli che mi erano più vicini e mi sopportavano più vicini, perché erano in quello che viene definito posto di comando avanzato, insomma la sala operativa avanzata, ed erano i ragazzi della Falco, Gennaro e Filomena. Ci sarebbe da raccontare tanto su questa. Sarebbe un'ora tutta la serata per raccontare perché Gennaro e Filomena. Comunque ricordiamo tutti i Gennaro e tutte le Filomene che si sono alternate per sei momento. È chiaro che per sei mesi è un'emergenza lunga rispetto a quella che stiamo attualmente vivendo, no? È comunque un'emergenza altrettanto lunga. Solitamente le emergenze non devono durare molti mesi, no? Invece quello che stiamo vivendo, un parere di come siamo arrivati ad oggi, la gestione attuale, giusto due parole, non assolutamente. Noi, dico noi perché ho lasciato il servizio attivo come dipendente il primo ottobre, come volontario ho iniziato nell'86 con la mia associazione che hai ricordato, e continua a essere un'associazione di volontariato. L'ultimo che ci siamo fatti è stato in Albania, il mio dodicesimo terremoto. E quindi come è stata gestita? Come tutte le emergenze di protezione civile, c'è sempre un modo di portare avanti le cose e sei sempre sul filo del rasoio. Oggi noi come sistema ci muoviamo, l'ho letto da qualche parte e dà perfettamente l'idea, ci muoviamo tra due grossi scogli. Uno è quello di salvaguardare la vita umana e un altro di salvaguardare il sistema economico. La cosa grave è che per quanto un sisma, un evento grave possa colpire un territorio vasto, c'è sempre intorno una rete sociale che resta in piedi. Se c'è un'area colpita da un terremoto, per quanto grossa, si distrugge solo quel tessuto sociale. Intorno resta la nazione che può dare una mano e quindi intervenire. Oggi è un'emergenza per cui tu non puoi chiedere a un altro di darti una mano. Non possiamo nemmeno chiederle alle nazioni vicine, perché anche le nazioni vicine sono nella nostra stessa condizione. Quindi è un'emergenza mondiale. Non c'è nessuno che abbia delle risorse aggiuntive
che puoi spostare nel territorio colpito. Terremoto in Irpinia, vennero da tutta Italia. Terremoto, l'ultimo, sisma Italia centrale, ma da tutta Italia sono arrivate le colonne mobili, strutturate, organizzate in maniera diversa. Oggi una colonna mobile deve essere in grado di arrivare e dare perlomeno in 48 ore dal momento dell'evento, stare sul posto, creare un campo d'accoglienza almeno per 500 persone e dare la città minima a quello che il territorio che viene assegnato. Quindi vitto, alloggio, primo soccorso, assistenza sanitaria, assistenza sociale, di tutto. E nei primi 10 giorni sono ammesse ancora forse qualche nota stonata, ma dopo deve funzionare tutto dall'inizio alla fine, dal dettaglio. Dottor Landinetti, sì. Dottor Landinetti, mi perdoni se la interrompo, ma abbiamo tantissimi messaggi per lei. Nunziante, io li vorrei far leggere perché il dottor Landinetti è molto apprezzato, quindi è bellissima questa sua esposizione, ma io le voglio dare anche, come si dice, soddisfazione, perché ci sono persone che stanno scrivendo tante cose bellissime in diretta. Io li voglio anche ringraziare perché stanno seguendo la diretta con noi. Per esempio c'è Ciro Esposito che dice: il dottor Landinetti è la protezione civile. Cioè, questo è un bellissimo messaggio. Poi leggevo anche qualcun altro, no, Nunziante, ecco qui. Emanuele Savarese e Landinetti, il nostro orgoglio. Allora, dottor Landinetti, poi ancora qui complimenti, Pasquale Landinetti, Margherita Gargiulo, insomma, ecco, ne abbiamo tantissimi. Allora, il suo saluto a noi e a tutti questi messaggi e il ringraziamento per queste sue dichiarazioni che sono state bellissime, ci ha fatto rivivere un po' in poco tempo tutto quello che è stata la protezione civile, il suo grande lavoro, e quindi tanti tanti complimenti, ci ha emozionato davvero tanto questa sera. Grazie a tutti. Voglio fare un attimo una sovrapposizione, così che poi dopo lasciamo libero il nostro dottor Landinetti. Faccio entrare in campo un altro tuo formato, ok? Allora, ecco qua. Buonasera a tutti. Antimo Pietrangeli, giovane volontario. Allora, giusto che l'assessore sia anche lei presente con noi, no? Assolutamente sì, infatti. Doc, lo conosci, questo ragazzo, questo baldo giovane? Tra un po' stacco la telecamera. Allora mi sa che lo conosci. Allora no, Antimo, il tuo saluto al tuo maestro. Non perché conosco Antimo, ma perché mi state facendo commuovere. È una cosa bellissima, anche lei stasera ci ha trasmesso tante belle cose, e davvero, come ha detto qualcuno, è la protezione civile, la storia ce l'ha raccontata, è una cosa bella, quello che ha fatto e continuerà a fare. Sicuramente, fin quando avrò possibilità, un mio piccolo contributo cercherò di portare. Allora, Assessore Stella, questo... Sì, volevo ringraziare il dottor Landinetti perché veramente anche lui ci ha dato delle emozioni fortissime e ha fatto un'analisi lucida e dura da accettare su quella che è la realtà che stiamo vivendo in questo momento e sul fatto che ci tocca proprio veramente rimboccarci le maniche e fare da noi. Però avere il suo intervento qui veramente ci ha dato, penso, sicurezza, ci ha dato la tranquillità di dire che comunque nonostante tutto, per persone di esperienza che comunque hanno tracciato una strada prima di noi e che ancora così ci affiancano, ci osservano, ci danno comunque delle indicazioni, penso che ce la dobbiamo fare, non ce la possiamo, ce la dobbiamo fare. E quindi grazie, dottor Landinetti, io mi auguro anche nel suo caso di poterla avere ospite qui in presenza appena possibile, per un confronto da vicino, e così insomma anche la Falco magari ci racconterà anche qualche retroscena, magari simpatico, no? Si parietto.
di teatro. Se la trovo, porto la foto di un volontario che dorme sul tavolo della mensa. Forse sappiamo chi è. Chissà. Lui ride, credo che sia Annunziante. No, almeno ci sono altri retroscena. Ah, no, altri aneddoti che ci racconterà il dottor Landinetti, sicuramente. Sicuramente a disposizione. I colleghi, gli amici della Falco lo sanno, siamo sempre a disposizione per tutte le attività di formazione, esercitazione, supporto, consigli, qualunque cosa ritenete come amministrazione comunale, come associazione, sapete che potete tranquillamente contare su di me. Grazie. Grazie a tutta la fiducia che mi date, soprattutto. Grazie a dottor Landinetti. Grazie. Grazie ancora. Grazie, dottore. Buona serata. E allora io lascio nuovamente la parola all'assessore Stella, che vuole presentare e anche comunque coinvolgere nel nostro dibattito il giovane Antimo Pietrangeli, che nasce come volontario della Falco e poi ha continuato sempre una strada comunque di impegno civile. A lei, assessore. Voglio solo salutarlo, Antimo, gli voglio lasciare la parola, perché penso che possa parlare direttamente lui. I giovani hanno le idee chiare, credo. Buonasera, assessore, buonasera, Annunziante, buonasera, Paola. Innanzitutto grazie per l'invito e per avermi dato la possibilità di esprimere anche quello che è la mia esperienza all'interno della Protezione Civile Falco. Io sono un volontario della Protezione Civile da circa 5 anni, e ho avuto la possibilità, grazie all'associazione, di poter fare tante esperienze all'interno appunto dell'ambito di protezione civile e soccorso pubblico, esperienze che ancora ad oggi mi porto nella mia quotidianità, perché appunto lavoro all'interno della pubblica amministrazione e mi occupo principalmente di soccorso pubblico, però il mio trampolino di lancio è stato soprattutto la protezione civile, appunto, come dicevo prima, le esperienze che mi ha dato che mi ha fatto fare, insomma. La protezione civile nasce da eventi catastrofici, il terremoto del Friuli Venezia Giulia del 1976, da cui vi saluto perché io non sono qui a Napoli, ma sono appunto qui in Friuli Venezia Giulia. E il terremoto dell'Irpinia del 1980, però prima era una protezione civile diversa da quella che è oggi, perché mentre prima si sviluppava sul ripristino dello Stato, dei luoghi, dei danni causati dall'evento catastrofico, ad oggi la protezione civile si occupa principalmente di prevenzione dei danni economici, anche da un punto di vista sociale e psicologico. Con la protezione civile ho avuto la possibilità nel 2015 di partire per Benevento, che ci fu l'alluvione. Nel 2016 ho avuto la possibilità di far parte della squadra partita nel terremoto del centro Italia. Nel 2017 ho avuto la possibilità di partire per il terremoto di Ischia e nel 2018 ho fatto parte della squadra che ha fronteggiato l'emergenza del Vesuvio, degli incendi del Vesuvio. Quindi io ci tenevo a raccontare soprattutto ai giovani quello che è la protezione civile, perché mi sono reso conto che purtroppo, soprattutto tra i giovani, c'è tanta ignoranza di quello che è la protezione civile ad oggi. E la protezione civile è un meccanismo estremamente complesso, dove anche un'associazione come la Protezione Civile Falco, che è un'associazione piccola, può dare il suo contributo che risulta nel complesso significativo. A chi mi chiede che cos'è la protezione civile, in genere mostro una fotografia che ho sempre lì con me, sempre pronta, no? Quello che è un mio... Ferma. Ecco. Luciante, però ti vedo emozionato, dalle parole di Antimo. Sì, assolutamente, perché comunque... Ti ridono gli occhi. Sì, assolutamente. Lo vorrei qua, però purtroppo, che devo fare... È fedele a quello per cui ha giurato e quindi basta, mi fermo così, dai. Va bene così, allora Antimo, questa foto ce l'hai? Aspetta. Sono sicuro che ce l'avrà Annunziante. Ecco. E allora, Antimo,
racconto, intanto che non siate carica la fotografia che sicuramente avrà conservato, di quello che sono le sensazioni che nascono da quella fotografia, perché la fotografia sì, è molto simbolica, la fotografia ritrae me, che ero lì nel terremoto del centro Italia, con in braccio una bambina. Ecco la fotografia. È bellissima. Ma il contesto è ancora più bello, perché ecco qua, la situazione è questa qui. Qui ci troviamo all'interno della sala mensa, della tenda mensa, dove venivano distribuiti i pasti e dove la sera con tutti i volontari ci organizzavamo, ci riunivamo anche con i giovani del posto di Arquata del Trunto, e giocavamo a carte, scambiavamo due chiacchiere. Nota molto importante della Protezione Civile, che ti dà la possibilità di fare tante conoscenze, tante persone che sono accomunate da uno stesso principio di solidarietà e da tanti altri. E notavo questa bambina che era seduta lì con la famiglia, che era in silenzio, che ci vide giocare a carte. Praticamente, che cosa fece? Venne vicino a me, avrà avuto tra i 4 e i 5 anni, a stento riusciva anche a parlare, e si è seduta accanto a me e esprimeva insomma il suo desiderio di voler giocare con noi, al che io l'ho presa in braccio, l'ho messa a cavalcioni sulle ginocchia e giocavamo insieme a carte, e io mantenevo le carte insomma, e lei diciamo le buttava sul tavolo insomma, e interagiva con tutti noi volontari. Quando a un certo punto terminiamo di giocare a carte, iniziamo a chiacchierare, a conversare tra di noi, in un primo momento dimenticandomi completamente della bambina che avevo in braccio, perché era silenziosa, non parlava, non si muoveva, e insomma, e quindi passò in un primo momento in secondo piano. Quando a un certo punto mi resi conto che la bambina in braccio a me dormiva, si era addormentata tra le mie braccia, e quello è stato il momento in cui istintivamente l'ho abbracciata e probabilmente l'avrò svegliata, perché l'ho stretta molto molto forte e mi ha ricambiato l'abbraccio. Ecco, la fotografia è ancora più bella perché si vede, è sfocata, è stata fatta d'improvviso, non è assolutamente voluta, e per me ancora più simbolica. Quindi per me questo rappresenta al 100% quello che è la Protezione Civile. La Protezione Civile, come dicevo prima, è un meccanismo bellissimo ed estremamente complesso, che si affaccia a 365 gradi su quello che è il soccorso pubblico, perché nelle varie emergenze, nelle varie esperienze che ho potuto fare, ho abbracciato tanti ambiti diversi. Come dicevo prima, nell'alluvione del Beneventano ci siamo occupati del ripristino dei luoghi, dei danni causati appunto dall'alluvione. Nel 2016, nel terremoto del centro Italia, ci siamo occupati dell'accoglienza alla popolazione, del supporto alla popolazione, allestendo un campo di circa 250 persone. Il terremoto di Ischia invece siamo occupati più dell'atto burocratico, che era quello dell'agibilità delle case. L'emergenza invece del 2018 del rischio incendio del Vesuvio, abbiamo lavorato a stretto contatto con i vigili del fuoco e abbiamo abbracciato anche l'antincendio boschivo. Quindi insomma è una materia che, come dicevo prima, abbraccia tutti i rami che sono del soccorso pubblico. E ci tengo a precisare che molti non riescono a rendersi conto che anche un'associazione piccola composta da poche persone come la Protezione Civile Falco, e posso parlare per esperienza personale, può dare realmente un contributo significativo. Anche con gli scorsi avvenimenti del Natale scorso abbiamo visto che la Protezione Civile ormai non è più soltanto in ambito nazionale ma anche in ambito internazionale, perché come parlava e ricordava prima il dottor Landinetti, lui è ad oggi un volontario che è partito per l'Albania. Quindi la Protezione Civile è un orgoglio nazionale che l'Italia conta e che altri paesi, altre nazioni possono contare. Ecco, allora, bellissimo l'intervento di Antimo, molto emozionante, soprattutto per quella scena, no? Quella bambina che rappresenta per te la Protezione Civile. Non senti, ma ci sono stati tanti commenti per Antimo che ti hanno salutato, i tuoi ex colleghi, insomma colleghi ancora, poi Nella Morale, Salvatore De Benedettis, Bartolo Coppola e tanti altri che si sono complimentati per la tua umiltà. Questa è una cosa bellissima, anche perché il tuo impegno civile continua, e quindi grazie alla Falco, denunziante, che gli brillano gli occhi, li vediamo da qui, però comunque davvero ci ha fatto emozionare tutti, e quindi
vorrei lasciare la parola adesso all'annunziante e all'assessore Di Nazzella per il saluto ad Antimo, che ci ha davvero colpiti con la sua testimonianza. Allora, Antimo, hai detto delle cose bellissime, e prendo la parte finale però soprattutto, cioè a parte il piacere di vederti, anche se sei lontano, però comunque sentirti ancora così vicino a tutta la comunità e in particolare all'Associazione Falco. Quindi io mi auguro che questo tuo messaggio possa arrivare comunque in qualche modo, siccome lo hai lanciato in maniera appassionata, ai ragazzi, ai più giovani, perché comunque è importante quello che noi viviamo. Dico una parola in inglese, una parola che c'entra poco con il dibattito, le famose soft skills, per esempio, che sono però anche nel mondo lavorativo, a prescindere anche dai settori dove poi si va a lavorare, sono sempre più un aspetto rilevante, cioè ancor più dell'aspetto tecnico. L'aspetto, diciamo, della relazione, del sapersi immedesimare anche nell'altro. E io penso che poi in un'associazione, come dicevi tu, anche se è piccola, ma i problemi poi sono sempre quelli che sono ricorrenti. Quindi questo abbraccio che tu fai a questa bambina in questa foto, io non conoscevo, è un po', ho rivisto tanti volontari che tutti i giorni ci affiancano, e quindi qui vorrei poi magari passare anche a ritornare a questa emergenza, alle tante cose che stiamo facendo grazie all'Associazione Falco, e so che c'è qualcuno che a questo proposito vuole intervenire anche nel dibattito, perché comunque l'emergenza poi prende a 360 gradi tanti aspetti. Ci sono cose che sono nascoste, che non si vedono nelle notizie che vengono date o nelle informazioni che transitano in un sito o nel fatto che c'è qualcuno che risponde al telefono o ad una mail, e qui parliamo della segreteria che viene gestita dalla Falco, che praticamente ci affianca nel COC, in quello che è il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, durante le emergenze. Quindi noi sappiamo che comunque ci arriva in soccorso una risorsa importante, tecnicamente preparata, che ci aiuta a stare vicino ai cittadini. Il sindaco è l'autorità locale di protezione civile e gli uffici comunali comunque devono garantire i servizi al cittadino anche nell'emergenza. Quindi sapere che c'è chi comunque, come è successo in questa emergenza, ma poi diciamo ci siamo anche esercitati ad affrontarne delle altre, come nel caso del rischio vulcanico che richiamava prima il sindaco, abbiamo fatto informazione e continuiamo quindi ad applicare questo metodo. Quindi quando è il momento si scende in campo e si va a coprire quella che è l'esigenza di quel momento, come dicevamo. Quindi Antimo, grazie intanto per essere stato con noi, e voglio far notare a tutti che la tecnologia comunque in questo momento veramente ti aiuto, e Antimo è come se stesse qui, quindi vabbè, ci vedremo quando vieni da queste parti, naturalmente, perché vogliamo qualche racconto anche dal vivo. Sicuramente, sicuramente. Annunziante? Saluto Antimo con il consueto affetto. E basta così. Ringrazio voi per l'opportunità che mi è stata concessa. Grazie a te. Guarda, Antimo, c'è un bellissimo messaggio, ecco, che leggerai magari nel frattempo ti stacchi. Come mamma consiglio a tutti i ragazzi di partecipare all'associazione Falco. E no, quindi questo è la mamma di Antimo, perfetto. Quindi è un grande, grande attestato di stima e di conoscenza anche nei confronti della Falco, che ha formato questo ragazzo così bene. Grazie Antimo per la tua testimonianza, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Buona serata.
E allora, adesso proseguiamo, siamo in fase di dirittura d'arrivo della nostra diretta bellissima Emergenza e Protezione Civile. Adesso, Nunziante, con il tuo favore, credo che dalla regia abbiamo una telefonata. Se mi confermi, così lancio la nostra prossima ospite che di Emergenze e Protezione Civile, anche lei ne conosce davvero tanto, conosce anche l'assessore Stella, il nostro vice sindaco Teresa Coppola, ecco, che dovremo avere in diretta telefonica. Teresa, buonasera. Vediamo un attimo se... Eccoci qui, Teresa, buonasera. Ti sentiamo, Teresa, vai. Ci senti? Buonasera a tutti, veramente è stata una bella serata all'insegna di una riflessione, che è quella che anche in questo periodo molte volte ci accompagna, perché ci sono stati tanti momenti, tanti terremoti, e questo che stiamo vivendo adesso è un terremoto che ci riguarda tutti, perché ci ha tolto le tante scelte. Nel terremoto purtroppo uno perde un sacco di beni materiali, perde tutto. Anche adesso, se abbiamo tutto, è come se non avessimo nulla, perché molte volte quello che ci va è il contatto vero, umano, che non possiamo avere uno verso l'altro. Però questo nella nostra piccola comunità non è successo, perché anche ci sono tanti slogan, e anche questa volta possiamo dire, anche se distanti, ma siamo vicini e lo sentiamo tutti i giorni. E grazie pure alla Falco, che veramente per me è stata un'esperienza nuova, perché non conoscevo l'associazione Falco, nelle tante associazioni, molte delle altre associazioni del territorio, però ho visto veramente il volontariato puro, quello fatto proprio per l'altro, a sostegno della comunità. E veramente loro lo sanno, perché glielo dico molto spesso. E è stato, anche se in un brutto momento, è stata un'occasione di arricchimento, perché conoscere e vedere proprio le loro azioni a supporto di qualsiasi persona senza distinzione è molto bello ed è educativo, e dico che veramente ci arricchisce. E voglio ringraziarli di cuore a nome di tutte le persone che loro quotidianamente ci aiutano e ci aiutano con il loro supporto, praticamente. E inoltre volevo ringraziare veramente tutta la nostra comunità, perché ancora una volta si è dimostrata una comunità solidale, perché ogni giorno abbiamo dei riscontri di persone che si mettono a disposizione per dare un aiuto a chi in questo momento è in difficoltà. E questo è un messaggio di speranza per tutti quelli che in questo momento stanno attraversando delle difficoltà, sia fisiche ma anche economiche e sociali. Veramente c'è sempre la speranza, sia dalla cultura popolare, questo lo riprendiamo, ma anche da quella che è l'etica cristiana. Quindi non demordiamo, abbiamo fiducia e guardiamo a questi esempi, che sono esempi veramente di speranza e di sostegno nella nostra società. Vice sindaco, tra l'altro, tra le tantissime attività che svolgono... Un attimo, che non sente Teresa. Vediamo se adesso mi sente il vice sindaco. Ok, comunque dicevo che tra le tantissime attività che la Falco sta svolgendo in questi giorni ci sono anche quelle appunto relative al supporto per la domanda per il contributo economico, che è partita proprio al Comune di Monte di Procida in questi giorni e con scadenza, ricordiamo, il 3 dicembre 2020, ma tra l'altro è anche ripartita la campagna comunque di raccolta fondi per chi è in difficoltà. Sui social del Comune potete trovare l'IBAN, e quindi comunque solidarietà nella solidarietà, vice sindaco.
Teresa, ci puoi accennare agli aiuti che sono in corso? Allora, sì, scusate, ma la connessione non è delle migliori, quindi sì, adesso abbiamo messo in campo un aiuto che è rivolto alle persone in difficoltà, specialmente a quei nuclei familiari che soffrono la crisi, proprio una crisi economica dovuta al Covid. E quindi anche in questo caso la Protezione Civile si è messa a disposizione per supportare tutti quelli che hanno difficoltà nel compilare la domanda a farlo. Questo è il primo aiuto che abbiamo messo in campo in questa seconda ondata di Covid, ma non sarà l'unico. E proprio grazie molte volte alle donazioni dei cittadini, delle associazioni, delle fondazioni, degli imprenditori, riusciamo anche a supportarli con aiuti extra. Quindi veramente grazie. Allora, Annunziante, se vuoi intervenire tu per salutare il vice sindaco. Saluto con affetto Teresa, che ogni volta con le sue parole ci incoraggia sempre, con i suoi messaggi sono molto, molto importanti per noi, motivanti soprattutto. Ribadisco appunto, riprendo il discorso che diceva Teresa, noi probabilmente sul fine settimana faremo un altro sportello di aiuto per la compilazione delle domande, forse probabilmente già sabato, quindi lo diffonderemo sulle nostre pagine social, questo invito a prendere gli appuntamenti presso la nostra sala operativa. Perfetto, perfetto. Grazie al vice sindaco Teresa Coppola. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. E quindi, Nunziante, quindi abbiamo detto che comunque tu adesso c'è una sorpresa per noi, cioè hai detto prima, vediamo un attimo. Lo sapete che ieri è Giovanni stato... della Ragione, ecco qua. Buonasera anche a Giovanni. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, Nunziante, stavi dicendo... Stanno parlando i volontari del passato, no? Volontari che adesso sono impegnati in altre attività, in altre mansioni, sempre nell'ambito del sociale, chiaramente. Noi ieri abbiamo compiuto 27 anni, quindi ci tenevo a lanciare questo messaggio. Non hanno presenziato quelli che sono attualmente volontari della Falco, ma lo stanno facendo quelli che nel passato hanno messo i mattoni per costruire quello che oggi è la nostra associazione. Perché io dico sempre, guardiamo al futuro, però senza dimenticare il passato. Prima Giovanni, prima Antimo, adesso Giovanna. È un altro volontario che ha fatto molte esperienze nell'ambito dell'associazione e oggi è un'altra, si trova ad occupare un altro posto importante. Parlaci del passato e poi ci racconti un attimo della tua esperienza. Io nel frattempo condivido un'immagine. Buonasera a tutti. Vi racconto giusto la mia breve esperienza, brevemente la mia lunga esperienza. Io, come ho fatto un tempo fa, cioè ieri, gli auguri all'associazione, dicevo che la Protezione Civile Falco è l'amico su cui può sempre contare. Non a caso ho detto questo, perché l'esperienza che ho vissuto è stata estremamente forte. Ricordo, ecco, in questa foto che adesso ha pubblicato Nunziante, qui eravamo a Poggio Picenza, all'Aquila, un periodo estremamente delicato dell'Italia intera, ma in particolar modo dell'Aquila, il terremoto. Lì sono partito con estrema goliardia, ero allegro, non avevo ben chiaro cosa stavo andando ad affrontare, anche se Nunziante ci aveva continuamente preparati. Sono tornato cambiato. La Protezione Civile riesce a toccare degli aspetti del sociale che difficilmente raggiungono le sfere più in alto. Il contatto con le persone, come diceva anche il collega prima, vivere proprio vicino alla gente che soffre, che ha necessità, che ha particolari esigenze sociali, ma non solo, anche di tanti altri aspetti. Questa bimba in foto era una bimba macedone, lì c'era una comunità macedone all'Aquila e lei è superstite di un crollo.
nel crollo ha perso la sorella. E io ho anche da qualche parte la foto con il padre, che nonostante ha reperito i resti della figlia morta, ha continuato a scavare, portava le cicatrici sulle mani a distanza di tanti tanti giorni dall'evento. Io sono stato due volte in quel periodo lì, la seconda volta totalmente mutato, ma molto più motivato della prima. Questo perché ho avuto la possibilità di toccare con mano e di fare la mia parte. Io da allora ho gestito, ho deciso nella mia vita in maniera diversa. Attualmente sono il coordinatore infermieristico del Covid di Pineta Grande. Questo sicuramente è potuto accadere proprio perché sono stato iniziato da annunziante e dai pionieri della Falco. È lì che ho iniziato a capire che il mio percorso era dedicato al sociale. Quindi, ecco, come diceva la mamma del collega, è importante iniziare già i bambini alla protezione civile, alla parte pulita della società, dove in maniera così spassionata, amichevole, si mette in gioco se stessi, ma soprattutto si torna a casa con la coscienza veramente a posto, perché si ha la possibilità di fare tanto per le persone. E questa possibilità la può dare la protezione civile, come la può dare anche la Chiesa, tanto noi abbiamo collaborato tantissimo con la Chiesa. Io credo che sia importante dedicare questi spazi alla protezione civile e, insomma, mi collego ancora all'amico di prima, che abbiamo, noi non siamo il braccio della società, noi siamo la mano, perché riusciamo proprio a toccare con sensibilità ciò che accade nelle sfere più basse, che hanno più necessità, che hanno più esigenze, magari dove tante volte manco riusciamo ad ascoltare le loro esigenze. E allora, Giovanni, qual è, quindi, se potessi dare come consiglio a qualche ragazzo giovane che si vuole avvicinare, ma anche comunque chi è un po' più grande, perché si può diventare volontario a qualsiasi età, no? Il volontario, sì, da breve età può iniziare ad accumulare i valori che trasmette la protezione civile. Poi, ovviamente, sicuramente abbiamo anche operatori che non sono più giovani, ma fanno benissimo, coprono benissimo i propri ruoli e sono da mentori per chi insomma, è più giovane, sia dal punto di vista umano, perché chi si avvicina alla protezione civile è come un filtro, puntualmente resta lì nel colino, tutta gente per bene. Di questo è il caso di Nunziante, che al di là del presidente è anche una carissima persona, e tanti altri amici della Falco sono persone su cui veramente si può sempre contare, e mi auguro anche io nei loro confronti. Nunziante, allora a te la parola, insomma. Però giusto una parola sull'emergenza attuale che stiamo vivendo, chi più come Giovanni ce la può dare? Dunque, collegandomi all'emergenza, insomma, mai come adesso è necessario ancora l'intervento, l'ausilio della protezione civile. Stiamo vivendo un momento estremamente complicato, nonostante chi, non voglio chiamarli negazionisti, ma chi non è d'accordo con ciò che realmente accade. Io vivo una situazione drammatica in ospedale, ho smontato da poco, io come tanti altri miei colleghi di altro ospedale, la situazione è veramente drammatica in ospedale, non vi dico a domicilio, purtroppo tante persone non hanno modo di essere ospedalizzate, non hanno modo di essere trattati a domicilio a dovere. Io ho accompagnato, trovando anche un posto letto, un amico che aveva necessità a domicilio di ossigeno, chiesto 5 giorni fa ossigeno liquido, fatto con la procedura tramite un'azienda che ha vinto l'appalto, l'ossigeno ancora deve arrivare, lui sarebbe praticamente morto. Quindi viviamo un momento estremamente delicato, dove le persone, non solo chi è ammalato, ma anche chi evita il contagio, ha difficoltà economiche, ha difficoltà sociali, anche muoversi, per chi non è automunito, muoversi, dover fare una spesa, considerando che siamo anche in pieno inverno, persone anziane, persone che hanno
handicap. Credo che l'ausilio della protezione civile sia fondamentale ancora in questo momento, così come è stato in passato, mai come ora dobbiamo essere, insomma, dobbiamo coadiuvarci. Io parlo come operatore sanitario, così come voi, come l'assessore, insomma, che si gestisce aspetti del sociale a livello comunale, coadiuvarci con la protezione civile che può darci ancora adesso un grande supporto. Grazie Giovanni per la tua testimonianza bellissima. Se anche Dina vuole intervenire su questa testimonianza molto forte. Assolutamente, è una testimonianza che ci riporta all'oggi e al fatto che comunque alla fine c'era un intervento anche nei messaggi, no? Ma perché non si ripetono le cose, magari non siamo preparati, oppure... Beh, io dico che probabilmente preparati non lo si può essere mai fino in fondo, per quanto sicuramente siamo più preparati, ma a questa pandemia evidentemente abbiamo, diciamo, dovuto apprendere delle cose e le stiamo apprendendo ancora, ognuno nel suo campo, per carità. Ma ciò che fa la differenza poi, io penso che sono le persone. E noi sappiamo, e a questo punto vorrei anche... dire questa cosa, che anche i cittadini sono parte del sistema di protezione civile, quindi è importante il ruolo che ognuno di noi, cioè dobbiamo essere consapevoli di questo, che ognuno di noi comunque nel suo quotidiano può fare la differenza, perché c'è bisogno, e c'è bisogno, cioè può essere una parola che uno dice a un altro telefonicamente che magari sta solo, cioè oggi questo Covid ci butta proprio nel panico, e lo dicevo prima, apprendere la notizia della positività, cioè nella migliore delle ipotesi ti crea una paura incredibile. Poi pensiamo ai familiari, a chi magari, cioè si ribaltano le situazioni che noi normalmente viviamo. Poi ecco, noi abbiamo un operatore sanitario, ringrazio tutti quelli della sua categoria, ringrazio lui e per lui tutti quelli della sua categoria, che naturalmente in questa emergenza specifica sono in prima linea. Cioè l'aspetto sanitario è un aspetto tecnico specifico, e Nunziante, prima c'era Landinetti, sicuramente anche Giovanni lo sa, quando in base ai diversi rischi si attivano i tecnici, e come nell'ipotesi remota, noi speriamo, di un risveglio del vulcano, ci sarebbero i vulcanologi. Oggi nel comitato tecnico abbiamo gli scienziati medici, quindi scienziati in vulcanologia, scienziati medici. Cioè chiaramente è la scienza che arriva comunque ad analizzare dal punto di vista tecnico, e questo lavoro lo facciamo fare sicuramente a loro. Poi sul campo però ognuno è chiamato a fare il suo, e il volontariato chiaramente si trova a dare supporto, ma il cittadino deve fare anche lui la sua parte, insomma. Cerchiamo di sentirci coinvolti singolarmente, sia nell'aspetto della prevenzione, sia nell'aspetto dell'essere resilienti, come diceva il sindaco. Cioè di fronte ad una catastrofe bisogna comunque prendere atto che c'è qualcosa che è al di sopra di quella che è la nostra volontà. Cioè il terremoto in Irpinia nessuno lo voleva, la pandemia nessuno la voleva, è arrivata, non dipende da noi. E in Irpinia abbiamo avuto le scuole chiuse, e purtroppo, cioè, hanno anche provato a riaprirle, però ecco, lì noi materialmente sentivamo che c'era un pericolo. Qui noi abbiamo quest'altra difficoltà, che materialmente non ci rendiamo conto di essere comunque in pericolo. Quindi, Giovanni, io non voglio continuare, insomma, però grazie veramente, questo è stato un intervento a sorpresa che però ci ha riportato comunque all'emergenza di oggi. E grazie a voi. In bocca al lupo e buon lavoro, veramente abbiamo bisogno del vostro aiuto. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie a Giovanni della Ragione, grazie. Buonanotte.
Ebbene, dopo questo bellissimo intervento, l'ennesimo di questa serata, perché comunque devo dire sarò anche ripetitiva, però nel corso della serata si sono susseguite tantissime emozioni, ecco, davvero i ricordi, l'esperienza attuale, uno sguardo al futuro c'è stato. C'è, ecco, anche qui Giuseppe Cannas che vuole salutare la serata, ecco, perché comunque ha fatto parte, fa parte anche lui della Falco, e quindi comunque colgo anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno seguito la diretta streaming, che ci hanno commentato, che hanno interagito con noi, insomma, che ci hanno lasciato tantissimi messaggi. E quindi allora ci avviamo alla chiusura, voglio lasciare la parola ovviamente all'Annunziante Lucci e all'assessore Stella per i saluti finali. Prego, di. Beh, innanzitutto beh, io chiudo io, poi saluta Dina. Abbiamo fatto una diretta di 2 ore e 27, una bella diretta, magari ci sarebbe ancora un altro pezzo, però non lo posso fare a letto. E è stato molto piacevole, grande partecipazione. Sicuramente ne faremo un'altra di queste attività, perché sono quelle che ci consentono attualmente di stare assieme senza la mascherina, quindi ci sentiamo meglio, ci vediamo i nostri sorrisi, possiamo interagire in sicurezza, al momento è l'unico modo, quindi probabilmente ne faremo altre. Per il momento dobbiamo utilizzare quello che diceva prima l'assessore, no? La tecnologia, le nuove tecnologie in aiuto proprio per il ritorno alla normalità. È importante che ci si continui comunque a essere una comunità, ci si continui a parlare attraverso appunto le nuove tecnologie. Allora io volevo ringraziare comunque voi, Paola e Nunziante, per aver raccolto questa sfida, perché è stata un po' una cosa nuova, abbiamo detto sperimentale, però penso che comunque è stato un bel confronto. Soprattutto vorrei anche ricordare, ho visto tra i tanti messaggi, tante persone che si sono avvicinate proprio durante questa emergenza alla Protezione Civile, o comunque che si sono rese disponibili a dare una mano, a dare un aiuto, e ci sono stati tanti cittadini che spontaneamente lo hanno fatto, o con degli aiuti materiali o esercizi commerciali come dicevamo prima, o ancora persone che così si sono volute mettere a disposizione. Pensiamo a tutta la squadra di sanificazione, saluto anche il consigliere Turazzo che ci ha mandato i saluti, era impegnato al lavoro. Questo è veramente encomiabile, e così in questo modo è il modo giusto secondo me, perché possiamo vincere, possiamo vincere noi, possiamo essere coesi, e così ci facciamo forza l'un l'altro e riusciamo a superare questo momento di difficoltà. Quindi ringrazio tutti i volontari della Falco per il lavoro che svolgono quotidianamente. Dobbiamo chiudere anche perché domani è un altro giorno, come diceva qualcuno, è tra appunto le attività di informazione a cui accennavo prima, le attività comunque a cui ci dobbiamo dedicare. C'è la famiglia, c'è il lavoro, ci sono gli impegni, quindi ognuno poi deve conciliare anche tutti questi aspetti. Quindi ringraziamo anche le famiglie che fanno anche loro volontariato, le famiglie di volontari, e le famiglie comunque di tutti quelli che comunque in qualche modo partecipano alla gestione delle emergenze. Quindi grazie Nunziante, grazie Paola, e grazie a tutti quelli che vorranno, ecco, Nunziante ha riproposto la gala di solidarietà. Quindi invitiamo comunque a sostenere, per quello che ognuno può, le iniziative legate alla gestione dell'emergenza Covid sul conto del Comune di Monte di Procida. Potete dare ognuno per quello che può, naturalmente. Perfetto, perfetto, ringrazio ancora una volta tutti quelli che ci hanno seguiti. L'invito, ecco, mi accodo all'invito dell'assessore Stella per la gara di solidarietà
che è importantissima, e ringrazio tutti quelli che sono partecipati alla diretta, che hanno partecipato stasera alla diretta con noi, e vi invito anche mercoledì 25 di novembre per un'altra giornata molto importante di riflessione, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, una giornata importante, il Comune di Monte di Procida la ricorderà, e la ricorderà con un'altra diretta streaming, con un parterre davvero eccezionale di donne che comunque hanno affrontato un'ennesima emergenza, e quindi poi ne riparleremo insieme mercoledì 25 novembre alle ore 19 sulla pagina del Comune. Nel frattempo io vi auguro una buonanotte e saluto i miei compagni di avventura.